Parliamo ora di zaino per camminare in montagna lungo gli itinerari escursionistici dell'Umbria. Dunque, questo che vi mostro è uno zaino che può andare bene per fare escursioni, diciamo, di tre giorni, da tre giorni fino a 7, 8, anche 10 giorni. È uno zaino che ha una capienza di 40 litri ed è uno zaino molto tecnico. Ha i legacci per regolare gli spallacci, ha una cinta in vita che lo blocca e lo rende stabile e ben aderente alla schiena. Questo, ecco, è uno zaino, appunto, come ripeto, perfetto per fare questo tipo di trekking. Bisogna ragionare quando si acquista uno zaino, bisogna stare attenti a non acquistare un oggetto tanto capiente, pensando che magari possa essere utilizzabile per più cose. Quando acquistiamo uno zaino, bisogna acquistare uno zaino che deve essere adatto alle attività che poi noi andiamo ad organizzare. O comprare uno zaino eccessivamente capiente significa poi purtroppo riempirlo, e riempirlo significa portarsi dietro un peso eccessivo durante le tappe del trekking. Quindi il consiglio è quello, intanto, di ottimizzare tutto il materiale che viene poi stipato all'interno dello zaino, e comunque il contenitore, quando si acquista il contenitore, acquistare un contenitore che sia sufficiente, appena sufficiente, per tutta la roba che dopo ci necessita per fare il trekking. Ecco, ricordate sempre che tutta la roba che mettete all'interno dello zaino non è sufficientemente protetta dalla pioggia. Questo significa che tutto quello che inserite dentro lo zaino e che vi preme che rimanga asciutto, da apparecchi fotografici a vestiario di ricambio, deve essere accuratamente imbustato e protetto, quindi, e così rimane protetto dalla pioggia, altrimenti avrete cattive sorprese, troverete tutto quanto bagnato e purtroppo anche rovinato.